Benvenuti a queste puntate speciali di Viaggio in Molise dedicate al maestro Domenico Fratianni e alla mostra che è stata inaugurata a Campobasso al Circolo Sannitico dal titolo Domenico Fratianni e i misteri di Paolo Saverio di Zinno. Dal 19 al 25 maggio aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L'ingresso è gratuito. Sono rappresentati tre cicli pittorici che il maestro ha dedicato ai misteri di Zinno. Sono delle opere bellissime, molto particolari e delicate che esprimono in tutto l'animo sensibile e raffinato del compianto maestro Fratianni. Andiamo insieme a vederle. Nella sala che porta il nome di Domenico Fratianni, del maestro Domenico Fratianni, finalmente una mostra dedicata ai misteri. Domenico Fratianni e i misteri di Paolo Saverio di Zinno, perché forse non tutti sanno che il maestro ha dedicato più cicli a quello che è l'evento clou di Campobasso e del Corpus Domini, e qui c'è praticamente tutto, c'è la summa della sua opera dedicata ai misteri. Annalisa Fratianni, un anno fa ci siamo incontrati per una trasmissione proprio su tuo padre e abbiamo parlato dell'idea di fare una mostra con quello che avevate in casa. Ecco, la realtà è questa, dal 20 al 25 maggio. L'abbiamo fatta e sono contenta della chiacchierata che abbiamo fatto un anno fa, perché di fatto è stato il viatico per questo evento. Per noi è un evento perché veramente rappresenta un po' la somma di tutto quello che papà ha fatto, ispirato ovviamente agli ingegni di Paolo Saverio di Zinno. Quindi per noi è una mostra fatta con il cuore, come doverosa per Campobasso, a testimonianza proprio del grande amore che papà ha avuto sempre per Campobasso e per gli ingegni di Paolo Saverio di Zinno. Quindi in mostra noi abbiamo portato, perché ovviamente dopo ci siamo attivati, e abbiamo fatto un'opera di catalogazione e abbiamo raccolto delle incisioni, perlomeno delle riproduzioni di incisioni del 1971 che, se ti ricordi Tonino, scoprimo l'anno scorso che papà portò in mostra nel 73, in una mostra all'aperto di cui abbiamo anche una foto qui, e quindi le riproduzioni di quel primo ciclo, poi un secondo ciclo di incisioni del 1981 e poi, forse questo lo conoscono maggiormente, il ciclo di disegni acquerellati che papà realizzò a 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio di Zinno nel 2018 e che inserì nel catalogo della nona edizione della Biennale dell'Incisione Italiana Contemporanea, che poi è stata l'ultima che papà ha diretto. Però la mostra si arricchisce anche di altri contributi. Esatto, esatto. Infatti, Gerardo, ci sono anche altri contributi, ma soprattutto è bello vedere, perché qui noi abbiamo le acque forti di tuo padre e lui è stato il maestro delle acque forti qui in Molise. Sì, diciamo che questo è un tributo che dovevamo dare non solo a nostro padre, che ormai ha 5 anni dalla scomparsa, a luglio cadono 5 anni, ma anche un po' alla città di Campobasso, perché lui ha avuto sempre un rapporto particolare con la sua terra. E diciamo che i misteri, come abbiamo già ricordato in altre occasioni insieme, i misteri rappresentano veramente la festa per eccellenza per Campobasso, e quindi questo lo colpiva per,
per tutto quello che, tutta l'emozione che i misteri stessi potevano dare, e quindi rappresentare una cosa del genere era motivo veramente di gioia e anche di orgoglio di dover rappresentare un qualcosa di misto tra lo spirituale, un pochettino e il folklore. Quindi noi abbiamo, a parte le incisioni di cui abbiamo parlato Annalisa, abbiamo raccolto anche gli annulli filatelici che lui aveva realizzato dall'85 al 97, e qui quindi diciamo abbiamo in mostra, abbiamo recuperato addirittura due bozzetti originali che poi consegnò diciamo per la realizzazione degli annulli. E poi diciamo che abbiamo voluto omaggiare anche la Virtus con la medaglia, perché l'Arcangelo lui aveva realizzato nel 2006 un bozzetto che vediamo in mostra, da cui poi è stato tratto praticamente la medaglia di quell'edizione, in cui spiega anche il rapporto che c'era appunto con la città tra la su e giù e i misteri. L'Arcangelo è un simbolo per eccellenza appunto di questa città. Arrivare al 2018. Fino ad arrivare al 2018 con Di Zinno, diciamo che il rapporto con Di Zinno lo conosciamo, lui aveva lo studio in via Sant'Antonio Abate, il primo ciclo del 71 probabilmente nascono nello studio attiguo a quello di Di Zinno, quindi lui sentiva circondato un po' da quella suggestione, esattamente di quello che rappresentava via Sant'Antonio Abate, rappresentava lo studio, e quindi proprio c'è questo trasporto in quel momento. Parliamo proprio del palazzo di Paolo Saverio Di Zinno. Sì, di fronte, mi raccontavi che lui era di fronte con la prima bottega, diciamo così, il primo studio, sì, detto male. Quando bottega. Ha sposato Giuliana, che era di fronte al 114, proprio nel palazzo di Paolo Saverio Di Zinno, di fatto lui ci si è trasferito con lo studio, quindi ha frequentato quel palazzo come lo abbiamo frequentato anche noi da bambini. Quindi, ma poi dico, a prescindere da questo, come può un artista non sentire proprio il richiamo di una cosa così immaginifica come gli ingegni, come queste macchine viventi con gli angeli, i demoni che svolazzano? Insomma, io penso che tutti sentiamo la portata evocativa, proprio poetica di questi ingegni, quindi a maggior ragione. Queste opere, Gerardo, però c'è qualcosa che è andato perduto, che non si trova più, non ci sono gli originali. Sì, quelle del 1971, di cui veramente abbiamo fortunatamente recuperato 9 disegni, quindi non conosciamo purtroppo insomma tutto il ciclo. Abbiamo conservato queste 9 fotografie e quell'opuscolo della mostra che fece nel 73, e quindi sostanzialmente non sappiamo che fine hanno fatto quindi. Probabilmente lui stesso, nel rifare tutte le incisioni dell'81, abbiamo notato che ha firmato le incisioni, la Sagra Rivisitata, 1971, quindi probabilmente lui ha voluto proprio sostituirle o in qualche modo integrarle datandolo al 71, quando invece sono nel 1981, quindi probabilmente non sappiamo veramente che tipo, però abbiamo conservato un bellissimo bozzetto, disegno una matita su cartoncino del San Michele, che è veramente una chicca che merita proprio di essere visto. E infatti la vediamo nelle immagini. Quello che colpisce è la bellezza e soprattutto la delicatezza di queste opere in bianco e nero, colori però pastellati, e questo tono quasi fiabesco nel rappresentare i misteri, i suoi misteri, la sua visione dei misteri, che è anche la sua visione, il suo amore per questa città, per il Molise, per la sua terra. Lui, ricordiamo, era di Montagano, però si sentiva molisano, Tucure e Campobassano. Sì, sì, anche perché si è trasferito a Campobasso che era ragazzo, quindi lo ha vissuto da sempre,
Campobasso ha vissuto la città. E guarda, ci riflettevo anche io poc'anzi, in effetti noi abbiamo le due facce di Domenico Fratianni qui, perché papà era di una gentilezza, di una delicatezza per me era signorile, veramente ineguagliabile, però era anche molto forte e molto profondo, e quindi io vedo nelle incisioni questa profondità, questo acume, e invece negli acquerelli la delicatezza che forse in più conoscono, la sua gentilezza.